Nel centro vaccinale di Prato La Peligna, nel giorno dell'Open Day, riservato ai cittadini nella fascia di età da 60 a 79 anni senza gravi patologie, si sono registrate delle proteste da parte di alcuni cittadini per dei rallentamenti nelle vaccinazioni anti-Covid. In coda anche persone arrivate da altre province abruzzesi che inspiegabilmente sono state convocate nel centro Peligno per effettuare l'inoculazione del vaccino. Stamattina io ho accompagnato mia madre che ha avuto l'appuntamento, doveva fare il vaccino per le 10, quindi siamo partiti da Ortona, provincia di Chieti, e ci hanno mandato qua a Prato La Peligna. E qui quando siamo arrivati ho visto che c'erano anche altre persone di Crecchio, da Francavilla, che tutta oltre a tantenni che sono stati accentrati qua su Prato La Peligna. Però a quest'ora sono quasi le 12, non ancora vaccina nessuno. Abbiamo scoperto che non ci sono liste, non ci sono le priorità sui vaccini, non c'è niente. Tutta gente abbandonata sul piazzale. Io sono arrivata un'oretta fa e ho trovato sicuramente molte persone in attesa, ma non mi è sembrato di vedere parapiglia generale, salvo poi verificare quello che è successo successivamente. Purtroppo, questo probabilmente è stato il vero problema, non sono riuscita ad arrivare gli elenchi. Per cui oggi il personale sanitario amministrativo, di concerto con la Protezione Civile, ha organizzato gli ingressi dando priorità agli ultraottantenni, chiaramente, e alle categorie fragili, in attesa che arrivi l'elenco definitivo. La presenza di più persone è legata a questo piccolo imprevisto. Dopodiché abbiamo scoperto casualmente che questa mattina hanno preso prenotazioni in questo centro, per questo centro, di persone non residenti nella provincia dell'Aquila. Qualche persona che, residente ad Ortona, è stato inviato qui per fare la vaccinazione. Ora, noi questo onestamente non lo sapevamo, cioè ci risulta un fatto nuovo. Ecco perché stiamo chiamando l'Aquila per capire come mai queste prenotazioni sono state dirottate qui in un centro vaccinale che chiaramente è lontano dalla residenza del soggetto che deve sottoporsi a vaccinazione. Ecco perché probabilmente c'è stato questo così misunderstanding e ha in qualche modo esasperato l'animo di qualcuno, per fortuna sempre voci molto isolate. Credo che oggi debba essere in qualche modo tutto sommato lasciato andare a vantaggio della vaccinazione.